Nobildonne e gentiluomini, bentrovati in questa nuova Lexio. Prima di tutto, scusatemi per la barba, ma oggi è sabato e non dovendo lavorare, fortunatamente potevo evitare di rasarmela. Orunque, oggi continuiamo finalmente la seconda e ultima parte del nostro viaggio alla ricerca delle tracce della guerra di Troia. Nel video precedente al riguardo, che se mai vi foste persi, vi lascio linkato in descrizione e anche qua su, o qua su, dipende da dove viene fuori, e che vi consiglio comunque di rivedere perché altrimenti questa seconda parte risulterà incomprensibile. Beh, insomma, nel video precedente abbiamo posto le basi e le premesse archeologiche e storiche di questo ipotetico conflitto troiano, partendo ad esempio da Schliemann, fino ad arrivare agli scavi in città del vicino Oriente come Ugarit, passando attraverso il misterioso regno di Arzawa in Anatolia. Oggi però noi vedremo più da vicino cosa ci offrono di concreto le documentazioni scritte a noi pervenute da parte degli Ittiti riguardo alla città cantata da Omero e se esiste o meno una corrispondenza tra il termine Achei con il popolo che si suppone abbia attaccato Troia e, cosa ancora più importante, quali sono i punti fermi e diciamo certi che ci permettono di dissotterrare un po' dalle sabbie del tempo i vari resti del passato storico della guerra di Troia. Come sempre, le fonti bibliografiche sono in descrizione, se non c'è bisogno che io ve lo dica. Bene, partiamo. A tutt'oggi non abbiamo quasi nessuna documentazione scritta degli stessi Illuviani occidentali. Tuttavia abbiamo molti riferimenti indiretti a loro, più in particolare ai regni che essi formarono, soprattutto negli archivi del grande regno che divenne il loro signore, vale a dire il regno degli Atti, che poi gradualmente fu inglobato tra il 2000 e il 1700 a.C. da un altro popolo di origine indoeuropea, e cioè gli Ittiti. Da qui appunto la semplificazione di associare il regno degli Atti alla terra degli Ittiti. Le realtà sparpagliate di lingua alluviana nel misterioso regno di Arzawan, misterioso perché poco sappiamo di questo vasto territorio anatolico se non appunto grazie alle fonti ittite, furono i più importanti possedimenti vassalli degli Ittiti nell'Anatolia occidentale almeno fino all'ultima metà della tarda età del bronzo. Dato che ormai è chiaro che almeno sul piano materiale Troia era un regno occidentale non trascurabile, paragonabile a città come Ugarit, dato che è sempre più probabile che la sua popolazione fosse di origine luviana, e anche dato che nei testi ittiti compaiono numerosi riferimenti ai regni dell'Anatolia occidentale, in particolare a quelli con popolazioni luviane, la probabilità che Troia figuri nei documenti storici ittiti è molto alta. Se è così, questi documenti devono fornirci l'unica vera informazione storica che noi abbiamo finora sul regno di Troia. La ricerca di Troia nei testi ittiti assume quindi un significato molto importante. Per la prima volta, più di 80 anni fa, non molto tempo dopo che la lingua ittita era stata decifrata da un filologo svizzero di nome Emil Forrer, la ricerca sulle fonti storiche della città omerica ricevette uno slancio incredibile. Forrer setacciò attentamente le fonti ittite alla ricerca di possibili riferimenti della città di Troia, e così facendo si imbatté in una lista di paesi dell'Anatolia occidentale che si erano ribellati a un certo re ittita chiamato Tudalia, intorno al 1400 a.C. La lista, che comprendeva 22 paesi che apparentemente formavano una confederazione, terminava con due nomi: Vilusia e Taruisa. Questi, secondo Forrer, erano il modo ittita di scrivere i nomi greci Ilios e Troia. Nella tradizione omerica, Troia e Ilios, oppure anche Vilios, erano dei nomi che identificavano lo stesso luogo. Vilios era una forma precoce del nome Ilios, prima che la W iniziale, che rappresentava l'arcaico di gamma greco, fosse abbandonata. La somiglianza di queste due coppie di nomi sembrava fin troppo ravvicinata per essere solo una semplice coincidenza, e il fatto che nell'elenco ittita i nomi siano apparsi per ultimi sarebbe coerente con una loro collocazione nord-occidentale, se, come sembra probabile, l'elenco procedeva in una progressione geografica a
approssimativa da nord a sud, anzi da sud a nord. Un piccolo problema con la conclusione di Forer è che mentre nella tradizione omerica Vilios e Troia erano nomi intercambiabili, nel testo ittita Vilusia e Taruisa appaiono come paesi uno a fianco all'altro. È possibile quindi che i nomi si riferissero in origine a due paesi diversi, ma che successivamente uno di questi due paesi abbia assorbito l'altro? Temo che questa sia una domanda che rimarrà senza risposta. In alternativa, sempre storicamente parlando, ciò che troviamo nella tradizione omerica, nell'Iliade in questo caso, potrebbe forse indicare la fusione di due paesi che si trovavano nelle vicinanze, nella regione nord-occidentale anatolica, chiamata in seguito Troade, e che erano strettamente associati in un conflitto con gli invasori che provenivano dalle coste della Grecia continentale. La prima possibilità potrebbe trarre una certa validità dal fatto che il nome Taruisa, da un certo periodo in poi, non compare più nei testi ittiti. Vilusia, invece, appare più volte nella sua forma più breve Vilusa, e può darsi che il suo territorio si sia esteso fino a comprendere l'antica terra di Taruisa, conservando entrambi i nomi nella successiva tradizione greca classica. Un ulteriore possibile riferimento a Taruisa appare non in un testo ittita, ma su una ciotola d'argento di origine sconosciuta, ed ora nel Museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara. La ciotola porta due iscrizioni geroglifiche luviane, una delle quali si riferisce alla conquista di un luogo chiamato Tarvisa da parte di un re di nome Tudalia. Anche se non vengono forniti ulteriori dettagli, è molto suggestivo e affascinante collegare questa iscrizione con la ribellione contro il re Tudalia a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza. Per inciso, se il collegamento è corretto, l'iscrizione sarebbe di gran lunga la più antica di tutte le iscrizioni geroglifiche luviane conosciute. La proposta di Forer di collegare i nomi ittiti Taruisa e Vilusia con l'omerico Troia incontrò, come normale, una buona dose di scetticismo. Tuttavia, Forer aveva fatto un esame preliminare per dare sostegno alle sue proposte e altre prove successivamente fornirono un ulteriore, se non conclusivo, sostegno alla sua teoria. In primo luogo, Vilusa o Vilusia viene citato in un testo ittita come facente parte del territorio di Arzawa. E dato che abbiamo notato che queste terre erano abitate in gran parte, se non prevalentemente, da popoli di lingua luvia, l'iscrizione del sigillo, trovata nel settimo livello di Troia, può fornirci la prima testimonianza, anche se molto debole, della prova che gli abitanti di Troia probabilmente parlassero luviano. Tuttavia, se vogliamo dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Troia e Vilusa sono una cosa sola, dobbiamo dimostrare che la Vilusa dei testi ittiti si trovava in realtà nell'Anatolia nord-occidentale e non chissà in quale altro luogo. La geografia politica della tarda età del bronzo dell'Anatolia occidentale si è a lungo dimostrata un campo di studio molto elusivo e frustrante. I paesi dell'Anatolia occidentale, in particolare, hanno conosciuto uno spostamento territoriale sulla mappa geografica, vuoi per mancanza di fonti, vuoi, come dire, per errore di valutazione da parte di vari studiosi, con una rapidità sconcertante. Ma le nuove scoperte ci stanno aiutando a colmare alcune lacune di vecchia data. Vilusa ne è un esempio lampante. Anche se gli studiosi non avevano dubbi sul fatto che l'antica città di Troia si trovasse da qualche parte nell'Anatolia occidentale, non riuscivano ancora ad accordarsi su dove. Per fortuna, un documento scoperto negli anni 80 ha messo la questione al di là di ogni dubbio. Questo testo altro non è che una coppia di frammenti prima separati e poi riuniti che facevano parte di una stessa tavoletta. Stabilire i giusti collegamenti tra i vari frammenti di una tavoletta è un compito molto arduo che richiede l'abilità di epigrafi specializzati ed è reso necessario in larga parte dal modo disordinato in cui molte tavolette sono state dissotterrate e anche raccolte nel corso dei primi scavi avvenuti un secolo fa. La scoperta di un testo frammentato e poi ricollegato si rivela sempre preziosa in termini di informazioni che ci porta. In questo caso possiamo fare riferimento, ad esempio, alla scoperta del frammento di una lettera scritta al re Tita Muwatalli II da parte di un uomo chiamato, tenetevi forte, Manapa Tarunta, sovrano della terra del fiume Sea, un regno vassallo ittita che apparteneva al territorio del complesso sistema di Arzawa. Da altre informazioni sappiamo che questo particolare regno si estendeva su una delle valli fluviali a nord
della città chiamata Miletos in epoca classica. Il suo nome ittita arcaico era Milawata o Millawanda. Dal testo ritrovato apprendiamo che una forza di spedizione ittita in viaggio verso Vilusa, cioè la nostra ipotetica Troia, doveva passare attraverso la terra del fiume Sea per raggiungerla. Considerata la probabile strada percorsa dagli ittiti nelle loro spedizioni in Anatolia occidentale, Vilusa doveva quindi trovarsi a nord della terra del fiume Sea, cioè nella regione chiamata Troade in epoca classica. Si apprende inoltre che nelle vicinanze di Vilusa, cioè di Troia, c'era una delle sue dipendenze, un luogo chiamato Lazpa. Attualmente non ci sono dubbi sul fatto che questa Lazpa fosse niente poco di meno che l'isola che i greci chiamavano Lesbo. Possiamo quindi affermare con certezza che Vilusa si trovava all'altezza di Lesbo e nella stessa regione di Issarlik, il nostro candidato più favorito per la Troia di Omero. La conclusione prima enunciata da Forrer sembra ora inevitabile. Troia è stata effettivamente riscontrata all'interno dei testi ittiti ed era la sede reale del sovrano di Vilusa, vassallo del grande re degli ittiti. Abbiamo così non solo un'ambientazione fisica della grande città dell'Iliade, ma anche un riferimento reale ad essa nella sua storia contemporanea. Ma tutto questo non equivale ancora a una prova sufficiente per dimostrare l'esistenza di una vera e propria guerra di Troia, il che ci porta davanti a un'altra speculazione da affrontare, alla quale lo stesso Forrer cercò di rispondere. Nel senso, cioè, secondo lui, se era possibile trovare nei testi ittiti dei riferimenti alla città di Troia, in essi avremmo potuto rinvenire anche dei rimandi agli altri popoli provenienti dalla Grecia. Nel tentativo di rintracciare questi richiami, Forrer iniziò così a domandarsi come si chiamassero i greci in quel lungo periodo di tempo. La prima cosa che notò fu che nell'Iliade e nell'Odissea Omero utilizzava regolarmente il termine Achei per indicare i greci nel loro insieme, mentre i greci in epoca classica si riferivano a se stessi come ellenici. La parola che noi oggi usiamo, greco, viene adattata dal latino greci, il termine che i romani attribuivano ai popoli dell'universo ellenico. Partendo dal presupposto che il termine omerico si fosse originato durante la stessa età del bronzo, Forrer cercò nei testi ittiti un nome che potesse essere in qualche modo l'equivalente locale per la parola Achei. Ed è qui che entra in scena un frammento contenente un terzo di una lettera del XIII secolo a.C., dove si riuscì a identificare una corrispondenza epistolare tra un re ittita e un ipotetico sovrano miceneo, il famoso frammento o lettera di Tawagalwa. Forrer notò con sua sorpresa che questo frammento ittita faceva più volte riferimento a un luogo chiamato Ayawa o Aya, in una forma abbreviata e più antica. In questi due termini, Forrer intravide il modo ittita di rappresentare il nome greco Achaia. Come era prevedibile, la sua proposta suscitò un notevole dibattito, ma secondo lui, se era possibile trovare nei testi ittiti dei riferimenti alla città di Troia, in essi avremmo potuto rinvenire anche dei rimandi agli altri popoli provenienti dalla Grecia. Nel tentativo di rintracciare questi richiami, Forrer iniziò così a domandarsi come si chiamassero i greci in quel lungo periodo di tempo. Da allora il dibattito è andato avanti e alcuni studiosi hanno sostenuto che il riferimento ad Ayawa non fosse altro che un regno anatolico locale circoscritto, mentre altri che si trattasse di un regno insulare a largo della terraferma anatolica, come ad esempio Cipro o Rodi. Altri ancora hanno dichiarato che doveva invece trattarsi di un regno miceneo che si trovava nella Grecia continentale, ma onestamente non possiamo star qui a discutere tutti i pro e i contro dell'identificazione Ayawa-Achaia. Ci basti sapere che la grande maggioranza degli studiosi oggigiorno ritiene che la parola Ayawa si riferisca piuttosto al mondo della Grecia nella tarda età del bronzo, più comunemente noto come il mondo miceneo. Questa identificazione però non deve essere interpretata in termini assoluti, tant'è vero che alcuni dei suoi sostenitori ammoniscono che si tratta solo di una questione di fede, ma le prove a supporto di ciò, comprese le scoperte fatte negli ultimi anni, sono attualmente considerate schiaccianti da molti esponenti della comunità letteraria. In alcuni contesti il termine Ayawa è usato per indicare il mondo miceneo in generale. In altri contesti, invece, dove un particolare re di Ayawa fa la sua misteriosa comparsa, lo si usa per appellarsi a un regno specifico all'interno di questo mondo.
l'identificazione ha una serie, come possiamo vedere, di importanti implicazioni. Una di queste ci viene data dagli studi sul mondo miceneo. Gli esperti erano da tempo convinti che le imprese micenee d'oltremare si limitassero essenzialmente ad attività commerciali lungo le coste del Mediterraneo, con occasionali insediamenti isolati fondati da mercanti e coloni micenei in queste regioni, in particolare sulla costa occidentale dell'Anatolia, una cosa che si può dedurre dalle prove materiali a noi rimaste oggi. Tuttavia l'equazione Ayawan uguale Micene ci porta un passo avanti, poiché ci fornisce informazioni scritte, le uniche che abbiamo, sulla storia del mondo miceneo. Sappiamo da testi ittiti che alcuni sovrani greci micenei furono coinvolti politicamente e militarmente negli affari dell'Anatolia occidentale. A tal riguardo, un certo Attusili III, che governò l'universo ittita nel XIII secolo, scrisse a uno di questi re micenei, rivolgendosi a lui sia come mio fratello, una forma di indirizzo riservata esclusivamente ai propri pari, sia come gran re, un titolo altrimenti usato solo dal gruppo d'élite dei grandi re del vicino oriente, vale a dire i governanti di Babilonia, di Assiria, nell'Egitto e anche degli Atti, per chiarirci. Dalla stessa lettera apprendiamo che il suo destinatario era il signore del territorio di Milawata, sulla costa anatolica, cioè Mileto, e che molto probabilmente stava usando questo territorio come base per estendere l'influenza Ayawan, cioè Micenea, in altre parti dell'Anatolia occidentale. Se fosse stato così, allora le sue imprese avrebbero inevitabilmente minacciato gli interessi ittiti e nello specifico i loro territori sottomessi nella regione. Questa corrispondenza epistolare ci porta più vicini a determinare se la tradizione di una guerra di Troia si basa o no su fatti reali? In termini più ampi, se la prendiamo come punto di riferimento affidabile, potremmo in teoria stabilire il quadro generale di un possibile conflitto tra greci e micenei da una parte e forze ittite e i loro alleati dall'altra. Ora, però, dobbiamo restringere il campo d'azione. Partendo dal presupposto che Vilusa è il nome ittita di Troia, la domanda che dobbiamo porci è se le nostre fonti ittite ci forniscono delle prove concrete di un conflitto specifico che coinvolge le forze micenee contro il regno di Troia. Dalle fonti che abbiamo si evince con chiarezza che Vilusa dovette avere una storia piuttosto travagliata, in particolare nel XIII secolo. A nostro supporto il termine Milawata e la già menzionata lettera Tawagalwa ci danno interessanti spunti su cui riflettere. Si viene ad esempio a sapere che all'inizio del secolo il territorio di Vilusa fu attaccato e occupato da un noto predone del luogo chiamato Piamaradu. In questo contesto non si fa riferimento a termini come Ayawa, ai micenei, ma sappiamo comunque un'altra cosa molto interessante da questa lettera di Tawagalwa, e cioè che Piamaradu doveva essere in qualche modo un protettore del re miceneo al quale la missiva era stata indirizzata e che, tra le altre cose, proteggeva il suddetto bandito nella sua stessa terra quando gli ittiti cominciarono ad aumentare la pressione su di lui. Purtroppo, sopravvivendo unicamente l'ultima tavoletta della lettera, la terza, sappiamo soltanto che uno degli argomenti principali della missiva riguardava la preoccupazione degli ittiti per le attività di Piamaradu e il sostegno che questi riceveva dal re miceneo. Nella lettera troviamo poi un altro chiaro riferimento a Vilusa, quando si scrive che la città era stata motivo di conflitto tra il re Attusili e l'altro sovrano miceneo, ma che alla fine il contrasto si era risolto in modo pacifico. Nella lettera si fa riferimento al fatto che il sovrano miceneo avrebbe dovuto avvisare Piamaradu e anche del fatto che, e qui faccio un'altra parafrasi, riguarda la questione di Vilusa, per la quale sono entrati in ostilità con il re degli Atti, dato che lui, cioè il re degli Atti, mi ha convinto a entrare in una stretta amicizia, non sarebbe opportuno farci la guerra. Ecco, questo è il massimo che possiamo ottenere dalla nostra ricerca per poter dimostrare l'esistenza storica di un conflitto che coinvolgesse in qualche modo Vilusa e i micenei. Se quindi Troia e Vilusa sono la stessa entità, allora risulta evidente che al tempo l'antica città di Priamo dovesse essere uno stato suddito degli ittiti e che qualsiasi aggressione contro di essa avrebbe portato esclusivamente a una rappresaglia militare da parte del sovrano ittita. Questo è ciò che Attusili implica nella sua stessa lettera. I suoi riferimenti a Piamaradu chiariscono che lui considerava questo guerriero locale come un agente,
forse l'agente stesso principale, utilizzato dal re Miceneo per ampliare la sua autorità sulle coste occidentali dell'Anatolia. In effetti, Piamaradu potrebbe aver agito in questa veste in precedenza, quando ad esempio occupò di fatto Vilusa per un certo periodo di tempo. Non sappiamo quanto sia stata efficace la lettera di Attusili nel mettere in sicurezza Vilusa contro l'azione nemica, ma da un'altra lettera apprendiamo che nel regno del sovrano ittita Tudalia IV, siamo intorno al 1250 a.C., Vilusa fu di nuovo attaccata. In questa occasione il suo re, un uomo di nome Valmu, fu costretto a lasciare il trono e a fuggire in esilio. Questa preziosa informazione ci viene fornita da un altro testo che si unisce a un documento molto frammentato, comunemente noto come lettera Milawata, così chiamato perché si riferisce a fatti avvenuti nei dintorni della città che potremmo identificare come Mileto. La parte del frammento a noi superstite contiene un passaggio su Vilusa molto interessante e, adattando la lettera alla parte originaria, si può dedurre che la città di Troia fu ancora una volta restituita e assicurata al controllo ittita e che si erano messi in moto i preparativi per rimettere il suo legittimo re sul trono. Questo episodio costituisce l'ultima informazione che abbiamo sul regno nord-occidentale di Vilusa. Cioè, se Vilusa era realmente il regno di Troia della tarda età del bronzo, allora possiamo iniziare a ricostruire un quadro della storia della città più delineato proprio in questo periodo, sulla base di quanto detto. Dunque, i suoi abitanti erano quasi certamente uno dei popoli di lingua luviana dell'Anatolia occidentale. Il suo territorio, infatti, faceva parte del complesso etnopolitico delle terre di Arzawa. Per almeno gli ultimi due secoli della tarda età del bronzo non fu un regno indipendente quello di Troia, ma uno degli stati vassalli dell'impero ittita. Nel corso del XIII secolo la città subì diversi attacchi da parte delle forze nemiche, attacchi in cui un re greco Miceneo potrebbe essere stato implicato, e durante uno di questi attacchi il nemico invase e occupò le sue terre per un certo periodo di tempo, mentre in un'altra occasione il suo re fu deposto. In entrambe le circostanze il paese fu comunque liberato dagli ittiti, che mandarono, si presume, grossi contingenti nella zona. La cosiddetta lettera di Tawagalwa, che associa il re Miceneo a una guerra che coinvolgerebbe Vilusa, risale alla metà del XIII secolo circa, e guarda caso questa è la data più comunemente accettata per la distruzione dello strato 6H della città di Troia. Purtroppo non conosciamo il nome del destinatario della lettera, ma c'è chi vorrebbe vedere in questo destinatario un gran re del mondo miceneo, forse lo stesso prototipo dell'Agamennone celebrato da Omero. Stando a quanto detto nell'Iliade, Agamennone guidò una confederazione di greci in guerra contro i troiani. L'essenza di questa guerra fu un assedio decennale, culminato con la conquista, la distruzione e l'abbandono della città assediata. Questi sono gli eventi fondamentali della tradizione omerica, ma quanto siamo vicini a dimostrare che siano avvenuti realmente? Esaminiamo le prove attualmente a nostra disposizione e suddividiamole per punti. Prima di tutto possiamo, con un altro grado di probabilità, identificare il sito ora noto come Hisarlik nella Turchia nord-occidentale con l'antica cittadella di Troia resa famosa dai poemi epici di Omero, mentre il livello 6H di questo sito, come abbiamo potuto notare da quanto è stato detto, si adatterebbe meglio di altri alla descrizione fatta dal cantore greco. In secundis, purtroppo, non abbiamo prove chiare che ci possano indicare cosa abbia causato la distruzione del livello 6H della città e di conseguenza dell'intero insediamento costruito fino ad allora. Un contingente di soldati? Un cataclisma? O l'unione di entrambe le cose? È innegabile che recenti scavi nella città bassa hanno portato alla luce segni di un conflitto militare attraverso il rinvenimento di punte di frecce e scheletri umani, ma la quantità di tali resti è ancora troppo piccola per costruire la prova schiacciante di una guerra duratura lungo un lasso di tempo di molti anni e che possa coinvolgere un invasore numeroso come quello descritto da Omero. Inoltre, come già chiarito, se esiste una corrispondenza tra Vilusa e Troia nei testi ittiti, dove si afferma che Vilusa fosse un regno vassallo, dall'altra sappiamo che i Micenei, la cui terra viene chiamata Ayawa nei testi ittiti, sono stati coinvolti negli affari politici e militari dell'Anatolia occidentale, almeno a partire dal XV secolo a.C. e in particolare nel XIII, quando la città di Milawata fu assoggettata a un re miceneo. Infine, nel corso di questo lungo periodo, Vilusa soffrì una serie di attacchi in cui i Micenei potrebbero essere stati coinvolti, direttamente o indirettamente, comprendendo, tra le altre cose, la deposizione e l'esilio
figlio di uno dei suoi re per mano micenea. Tutto questo significa automaticamente che Omero aveva ragione? Ben lontane dal fornire prove materiali o scritte di un tale conflitto, le nostre fonti anatoliche hanno comunque messo in dubbio la storicità della guerra di Troia, almeno nella forma in cui appare Omero. Ad esempio, mentre le fasi di assedio sono state senz'altro presenti in diverse operazioni militari dell'età del bronzo, talvolta protraendosi per diversi mesi, il concetto di un assedio durato per molti anni è del tutto fuori questione. La pretesa che le forze greche siano sbarcate a Troia con una flotta di oltre 1000 navi, 1186 per la precisione, renderebbe l'armata greca molto più estesa della più grande flotta conosciuta in un qualsiasi periodo del mondo antico. Per quanto ci riguarda, il fondamento storico della tradizione omerica, esso non è da ricercare in un conflitto singolo come quello dell'assedio di Troia, che potrebbe aver interessato, tra le altre cose, un periodo limitato, ma piuttosto in una serie di conflitti che hanno avuto luogo in un arco di tempo molto più ampio. Le nostre fonti scritte non forniscono alcuna prova di un singolo grande prolungato attacco da parte dei greci invasori di un regno anatolico e della sua successiva distruzione. Il modello a cui fare riferimento è piuttosto quello di una serie di attacchi limitati effettuati nel corso di diversi secoli e magari l'occasionale occupazione temporanea di un regno assediato. Ognuno di questi singoli attacchi potrebbe poi aver ispirato, nel corso delle generazioni successive, cantori del calibro di Omero a sviluppare una tradizione, o meglio una narrazione, con i propri leitmotiv. La genesi dell'epopea può risalire a 150 anni o forse anche prima rispetto alla data generalmente accettata della guerra di Troia. Già alla fine del XV o del XIV secolo si apprende da un testo noto ittita, cioè la cosiddetta accusa di Madduatta, di un certo numero di imprese militari micenee compiute sulla terraferma anatolica e successivamente sull'isola di Cipro, chiamata nei testi titi Alasia. Il leader di queste imprese era un generale che la tradizione ci ha tramandato col nome di Attarsia. E tutto questo cosa c'entrerebbe? Si tratta di un'allusione il fatto che la guerra di Troia potrebbe essere scoppiata con un conflitto militare tra i greci micenei e gli anatolici all'inizio del XIV secolo, addirittura nel XV secolo? Il professor Vermeule ha sottolineato che nell'Iliade ci sono elementi linguistici, oltre ad altri fattori, che potrebbero benissimo risalire a questo periodo. Da uno studio di alcuni passaggi dell'Iliade, Vermeule deduce che le morti di eroi omerici come Ettore e Patroclo erano già celebrate nel XIV e XV secolo, e stando alle sue parole, le avventure militari in Anatolia di un guerriero greco miceneo come Attarsia sembrerebbero proprio il materiale da cui nasce la leggenda. In effetti è possibile che, tra le altre cose, il nome Attarsia sia stato l'equivalente ittita del termine greco Atreus, nome che la tradizione greca attribuisce a uno dei primi governanti di Micene. Fu forse nei primi tempi del contatto miceneo con l'Anatolia che la storia di un conflitto greco-anatolico ebbe inizio. Nel corso di questo viaggio, la tradizione omerica tramandataci avrebbe aggiunto costantemente nuovi tasselli al puzzle, molti dei quali si sarebbero potuti basare su episodi fittizi come anche incidenti storici reali. La stessa tradizione è rimasta poi viva grazie ai cantastorie, agli aedi e ai cantori che, ci racconta Omero, intrattenevano le corti dei re e dei nobili micenei. Le storie delle gesta dei grandi eroi del lontano passato si mescolavano a quelle dei re greci e dei guerrieri dei tempi più recenti. Molto probabilmente, su richiesta dei loro mecenati, i narratori erano obbligati ad aggiungere costantemente nuovo materiale, aggiornando di volta in volta il loro repertorio di racconti per compiacere l'ego di questo o quel sovrano. Persino dopo la caduta dei grandi regni dell'età del bronzo, la tradizione che vedeva una grande guerra decennale come sfondo alle vicende del conflitto tra Achei e Troiani sopravvisse e anzi continuò imperterrita nelle storie narrate, e fu forse in questo periodo successivo, in un'epoca di collasso e di transizione, che nacque l'ultima componente essenziale della tradizione omerica, vale a dire la distruzione totale e l'abbandono della cittadella di Troia. Dobbiamo sottolineare che non si attesta una fine così drammatica di Troia durante l'età del bronzo, né nella documentazione archeologica né in quella scritta. Nelle testimonianze archeologiche lo strato 7A ha rapidamente sostituito il 6H e sembrerebbe essere stato occupato dallo stesso popolo, anche se le abitazioni all'interno della cittadella risultavano più moderne
vaste e le condizioni di vita più affollate rispetto a quelle dello strato 6H. Nella documentazione scritta, Virusa, come detto, fu liberata dai suoi invasori in almeno due occasioni nel XIII secolo, ma arrivò un tempo in cui Troia fu distrutta e apparentemente abbandonata dalla sua popolazione. Ciò avvenne alla fine del livello 7B, vale a dire più o meno tra il 1100 e il 1000 a.C., all'indomani dei grandi sconvolgimenti che avrebbero preso luogo in tutto il vicino Oriente e in tutta la Grecia alla fine proprio dell'età del bronzo. La distruzione della città potrebbe essere stata provocata con grande probabilità dai predoni che presero parte a questi sconvolgimenti e di cui abbiamo notizia dai documenti egiziani, i cosiddetti popoli del mare. Ma questa è un'altra storia e, per quanto interessante, non è il momento di approfondirla. Quasi certamente possiamo includere tra questi invasori e razziatori gruppi di popolazione provenienti dagli ultimi resti del mondo miceneo. Intorno al 1000 a.C. nuove ondate di popoli provenienti dalla Grecia si insediarono nell'Anatolia occidentale. Questi uomini erano a conoscenza delle imprese dei loro antenati che avevano combattuto contro i regni anatolici locali. In particolare sapevano della conquista di un regno chiamato Troia, secondo la tradizione greca. Forse molti di loro visitarono persino il luogo in cui avvenne questa conquista. Ma cosa videro in realtà una volta arrivati i popoli che provenivano dalla penisola greca? Si può presumere i resti di una città un tempo grande, distrutta e che ora era completamente in rovina. Questo è l'elemento finale della tradizione che chiude il cerchio. L'episodio conclusivo di una storia di conflitti, di conquiste e di distruzioni. Tutto ciò fornì la materia prima per il poeta creativo, una successione di eventi che richiese almeno 500 anni per svolgersi. Dal vasto corpus di leggende e folklore che tali eventi hanno indubbiamente generato, si è poi scelto un piccolo numero di episodi e quelli selezionati sono stati intrecciati in una narrazione continua che è stata compressa in un periodo limitato di 10 anni. Ma il poeta si è spinto anche oltre. La sua storia doveva essere popolata nell'arco di un anno di personaggi pittoreschi. E così abbiamo la nascita del signorile Agamennone, il coraggioso e massiccio Aiace, il nobile Ettore, il furioso e veloce Achille, l'astuto Ulisse e il valoroso Diomede. Al repertorio della tradizione epica si sono poi andati ad aggiungere altri elementi, come l'intervento delle divinità, lo svolgimento di rituali bizzarri, l'incontro con incantatrici e mostri e conversazioni con i morti o con gli immortali. Tutto ciò era il risultato di una sola persona? E se sì, è stata opera di un singolo poeta dell'VIII secolo? Oppure la personificazione di un uomo il cui processo è iniziato molto prima della fine dell'VIII secolo? Può darsi che ci siano stati uno o più poeti del Medioevo ellenico a cui poter assegnare il mantello della Edo per eccellenza, o almeno quelli con cui condividerlo, ma è più probabile che al di sopra di tutti i suoi predecessori ci sia stato in realtà un grande poeta alla fine dell'VIII o tutt'al più all'inizio del VII secolo a.C., il cui genio creativo riuscì a portare una storia trasmessa in forma orale all'apice dell'eccellenza artistica. Indubbiamente il dibattito sul fatto che il racconto di Omero sulla guerra di Troia si basi o meno sui fatti continuerà, mentre gli studiosi, gli scrittori, i letterati e chiunque altro sia interessato al racconto di Troia continueranno a sondare la verità che si cela dietro la leggenda. La domanda finale che possiamo farci a tal riguardo è: perché così tanti sono stati ossessionati da tale ricerca? Forse parte del motivo potrebbe dipendere dal fatto che la reputazione di Omero aumenterebbe esponenzialmente se potessimo dimostrare, al di là di ogni dubbio, che il suo racconto sulla guerra di Troia si basa su fatti storici, in modo da offrirci quindi una giustificazione storica, una giustificazione sicura al conflitto troiano. Ma in realtà quel che è vero forse è il contrario. Omero, o chi per lui, era un artista creativo, non uno storico, ed è così che probabilmente vorrebbe essere giudicato. La sua scrittura ha catturato l'immaginazione di innumerevoli generazioni di lettori e ascoltatori, una dopo l'altra, e un susseguirsi incalcolabile di artisti e
letterari. Ma non è tutto. Omero ha saputo raccontare la sua storia in un modo così avvincente e potente da convincere quasi tutti i suoi ascoltatori e lettori, compresi alcuni degli studiosi più astuti, sul fatto che i suoi personaggi si basavano su persone reali e che queste persone erano protagonisti di eventi realmente accaduti. Supponiamo per un momento che l'Iliade sia stata dall'inizio alla fine una storia fittizia e che Omero abbia inventato tutto. Quale sarebbe allora il più grande favore che noi gli potremmo fare? Sicuramente dimostrare a tutti e con soddisfazione che la sua storia sulla guerra di Troia non abbia alcun fondamento storico e questo, più di ogni altra cosa, non farebbe altro che rendere palese e evidente a tutti il genio creativo di cui lui era dotato.